Governance, il prezzo del potere, film che è uscito su Prime Video, malgrado per questa situazione tremenda, 12 aprile, precisamente oggi, quando vedrete il video, non so se sarà oggi, è un film molto particolare, film italiano, di Michael Zampino. Allora, prima di tutto, questo film poteva anche essere, secondo me, avrebbe avuto un effetto diverso se fosse stato visto al cinema. Perché comunque la regia e la fotografia di questo film sono molto belle, anche se a tratti mi hanno dato quell'effetto di mettiamolo così, sì, mettiamo qui l'inquadratura figa, così almeno dicono la regia. Sì, vabbè, mi sapeva un pochino di quello. Questo film è, non so, non è un brutto film, sinceramente, però non è neanche bello. A me non ha trasmesso quello che forse avrebbe trasmesso in sala. Ed è ancora questo il motivo per il quale, secondo me, comunque, e questo è il problema dello streaming, e con le situazioni che sto scoprendo ultimamente, col fatto che adesso vogliono riaprire i cinema solo con chi ha un tampone 2 giorni prima, sì, 65 euro col cazzo. Stavo dicendo, allora, io di Zampino ho recuperato The Air, l'erede, e devo dire che sinceramente ho preferito l'erede a questo film. Altro problema grave di questo film è il fatto quindi che secondo me si prende un pochino troppo sul voglio fare capolavoro, devo fare questo, deve essere un capolavoro figo. E molte persone lo penseranno, non è un problema, perché non sto dicendo che non mi sia piaciuto, dico solo che non mi ha convinto fino in fondo. Secondo me molti elogeranno questo film perché è il film italiano. Basta, andiamocene da questo stereotipo. Tutti a dire è il film italiano e quindi è un capolavoro per essere un film italiano. Perché prima di Boldi e De Sica e tutti i loro cazzo di compagni esistevano dei geni. Dei geni italiani che si facevano fare le pippe da quelli americani. Esistono Bertolucci, Pasolini, Fellini, Antonioni. Visconti, di cui abbiamo fatto una live su Rocco e i suoi fratelli, andate a recuperarla. E secondo me questo film io lo comparerei tranquillamente a uno dei film di serie B di Cronenberg. Perché i film di serie B di Cronenberg hanno sempre un pochino questo tema, però devo dire che questo film è ancora più vuoto. È un Antonioni senza senso, perché molto spesso delle cose che ci butta non mi hanno fatto impazzire. Non funziona. Veramente. Ci sono le scene con la figlia. Vabbè, abbiamo capito che il film gira tutto attorno a quest'uomo, questi suoi problemi sul fatto che vogliano farlo fuori. Lui crede che sia, farlo fuori per dire, lui crede che sia a capo dell'organizzazione questa donna francese, questa collega. Non so perché ho detto, vabbè. E allora lì comincia a vendicarsi assieme a un amico meccanico, ignaro di tutta questa situazione, e il film comincia quindi con un flashback, con un flash forward, e è tutto un film in flashback. E quindi spetterebbe in un certo senso a noi, solo che il problema di questo film è che è molto lento, è molto prolisso, i tasselli sono abbastanza faticosi da comprendere, quindi comunque secondo me è in negativo il caso Spotlight, uno degli Oscar più meritati di sempre, che è un film che scade nei tecnicismi senza attirare una vera fascia di pubblico. Ad esempio, io che sono giovane non posso comprendere appieno questo film perché non sono un imprenditore, non sono nel mondo del business. E questo è il problema, è un film che punta troppo ad un certo pubblico. E quando tu punti ad un certo pubblico, o lo fai comunque non scadendo troppo nella politica, oppure il tuo film non lo vedranno in molti e non lo apprezzeranno in molti. Questo film, se fosse andato in sala, se lo sarebbero cagati in pochi. Invece, visto che va in streaming, deve comunque riscuoterà un certo successo. Tu vai, io oggi sono andato su Prime Video, l'ho trovato in bella schermata, bella evidenza. Anche adesso sta spopolando sta stragazza del LOL. Quindi,
ho deciso in conclusione di dare a questo film il 5, perché non lo reputo un film brutto, 5 per me è un film mediocre, però per me poteva essere aggiustato, per me ovviamente, ragazzi, non voglio scadere in problemi. E quindi è veramente un film che tutti possono godersi? No. Probabilmente qualcuno lo apprezzerà più di me perché comunque può dire di aver vissuto una cosa del genere. E questo non è sempre una cosa bella. Non è sempre una cosa bella. Se è in un film come Pieces of a Woman, che io non ho apprezzato appieno, in cui si parla di un aborto, io non posso averlo forse, come vi siete sfogati nei commenti, vabbè, non posso averlo compreso, o comunque una persona normale non può comprenderlo. Una donna che ha abortito, una donna che è stata incinta, può averlo sentito di più. E questo non è un difetto, perché comunque te lo mostrano il dolore. Qui, no, questo è fatto per il 2% degli italiani. Comunque è un film che poteva essere peggio, non lo è stato, però ha dei problemi, ragazzi. Niente, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella. Arriviamo ai 475 iscritti, o meglio ai 500, e ciao.